Fra Daniele, Natale, che è il nostro testimone in questi giorni che ci sta raccontando il suo amore, la sua devozione per la Madonna, insieme anche ricorrendo ad alcuni episodi che gli sono accaduti con Padre Pio. Vedete, Fra Daniele non è la copia di Padre Pio e nemmeno è, tra virgolette, l'erede di Padre Pio. Fra Daniele è stato un frate che in un certo senso ha preso, ha succhiato, come ha scritto qualcuno, dalla spiritualità e dall'esempio, dalla santità di Padre Pio, e poi ha fatto i passi del suo cammino con i suoi piedi. Ha vissuto proprio grazie all'incoraggiamento e alla testimonianza di un santo come Padre Pio da Pietrelcina. E questo amore che lui aveva dentro era un amore che lo portava spesso a guardare a Padre Pio da Pietrelcina. E ieri abbiamo visto come Padre Pio gli disse una notte che quel giorno lui non era riuscito sì o no a dire una trentina di rosari. E Fra Daniele rimase sbalordito e pensò, dice: vedi quanto amore deve avere questo mio confratello per la Madonna per recitare tanti rosari. Ed allora anche lui cercò di aumentare, proprio per vivere meglio il suo amore per la Madonna, di aumentare la recita dei rosari. Dice: un giorno, racconta sempre Fra Daniele nelle memorie trascritte dal nipote Fra Remigio Fiore, proprio per essere in comunione di preghiera col Padre, cioè con Padre Pio, gli dissi: Padre, le mie preghiere e le mie sofferenze le affido a voi, perché fuse con le vostre possiate offrirle al Signore e alla Madonna. Specialmente vi affido il Santo Rosario. Io che ero tanto innamorato della Madonna e del Rosario, continua Fra Daniele, quando mi trovavo prostrato fisicamente o spiritualmente, non riuscivo più a dire una corona. E Fra Daniele racconta, dice: il solo pensiero che dovevo recitare 50 Ave Marie non mi dava pace. Come faccio a recitare 50 Ave Marie? Quando le dico? Vedete anche le crisi interiori delle anime elette. E tutto ciò però si risolverà proprio perché, come abbiamo detto, la Madonna non lo abbandonerà mai. Ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti.